Uomini e donne, critiche per Ludovica Valli, lo sfogo dell'ex tronista. Ludovica Valli si lascia andare in un lungo sfogo, le critiche delle persone che l'hanno spinta a parlare. Ludovica Valli, l'ex tronista di Uomini e Donne, è stanca delle critiche a lei mosse sui social negli ultimi tempi. Qualche ora fa la stessa ha pubblicato una storia su Instagram dove, con un lungo messaggio, metteva in chiaro alcune cose. La ragazza si dice stanca dei ripetuti attacchi e dei continui commenti negativi lasciati sotto il suo profilo, e quello che più non tollera è quando in ballo vengono anche tirate le persone a lei care. Lei, afferma la Valli, non ha nulla di cui doversi vergognare e le persone che con cattiveria la giudicano sono solo persone superficiali e cattive. A tutto c'è un limite, scrive Ludovica, con la vostra cattiveria fate stare male tante persone. L'ex tronista spiega di non essere mai riuscita a distinguere il personaggio pubblico da quello privato e forse è questo che alcuni non riescono a capire. Lei sui social si è sempre mostrata senza badare troppo all'apparenza. E chi siete per giudicare la vita delle persone? Domanda il volto noto di Uomini e Donne, evidentemente irritata. La vera vergogna siete voi, conclude infine la Valli. In questo modo Ludovica prende le difese di tutte quelle persone che, come lei, sono vittima tutti i giorni di cattiverie gratuite e giudizi affrettati. Critiche social a Ludovica Valli, la storia si ripete. Probabilmente quello che ha spinto Ludovica Valli oggi a prendere posizione contro i suoi haters sono state, principalmente, tutta una serie di situazioni, simili, che nel tempo si sono ripetute. Non è infatti la prima volta che l'ex tronista di Uomini e Donne viene criticata per qualcosa di detto o fatto da lei. Qualche settimana fa a far arrabbiare gli utenti era stata una t-shirt indossata dalla stessa, mentre, in passato, preso di mira era stato persino il suo fisico. La Valli però da questi insulti gratuiti non si è mai fatta intimidire e, come abbiamo visto oggi, seppur ferita, è riuscita sempre a reagire.